difficile rimanere lucidi dopo una partita del genere, ti chiedo insomma un tuo commento, una tua sensazione al caldo appena finita questa partita, che insomma, non è mai capitata a Recchioni ultimamente. Allora ti dico, la partita secondo me è molto, cioè la partita veritiera è almeno la prima mezz'ora di gara secondo me, dove si è visto che l'avevamo preparata bene, riuscivamo a pressarli e comunque anche a venire fuori dalla loro pressione, perché loro sono una squadra molto ben organizzata, comunque c'ha 32 punti, ha fatto un ottimo girone d'andata. E poi è stata un po' condizionata sia in positivo per noi dalla loro espulsione. E poi il secondo tempo è una partita che fa storia a sé, perché loro si erano messi con un assetto completamente diverso e noi ovviamente per un po' per inesperienza, un po' per gioventù, un po' perché è inutile essere ipocriti, un po' quando sei 3-0 a fine primo tempo con un uomo in più, inconsciamente, non che sia voluta, ti scenda un po' l'attenzione e la stavamo perdendo, perché secondo me se va dentro il rigore del 3-3 è una partita che possiamo perdere tranquillamente per l'inerzia che aveva preso. Però io non soffermerei l'attenzione sui gol presi, ma anche sulle tante occasioni comunque create dove non siamo riusciti a sfruttarle. Quindi anche se avessimo fatto un 3-3, la Fermana comunque il secondo tempo ha creato, c'è stata. Poi sono stati degli episodi, perché il primo è stato un gol abbastanza fortuito, e il secondo comunque cioè non è che ci hanno messo lì e hanno fatto un forcing dove ci hanno messo sotto e la Fermana non riusciva più a giocare. È stato un risultato un po' venuto nel secondo tempo per episodi, però ecco, è una delle ultime, è l'ultima partita prima delle vacanze, e vedendo anche alla luce degli altri risultati mi sembra dire che siamo in linea insomma.